Presidente dell'associazione che nasce oggi, Ciclo Team Tanagro, da dove nasce questa idea? Nasce dall'idea di quattro giovani che sono Costa Gianni, Coiro Francesco, Gino Setaro e Michele Pagliarulo, i quali nelle uscite domenicali hanno sempre espresso il desiderio che si formasse un gruppo sportivo qui a San Pietro che potesse coinvolgere un gran numero di ciclisti, perché si vede molta gente che va in giro così per conto suo e invece allora mettiamogli una bella divisa, mettiamoci tutti insieme e organizziamo delle cose. Ecco, socializzare, aggregazione e quant'altro, insomma, ne possa nascere. Dunque è un progetto che nasce in primis per passione. Sì, soprattutto per la passione e per la voglia di stare insieme, ecco. Ed è un'associazione che inizialmente coinvolge quanti giovani? Adesso siamo arrivati a 46 iscritti. Abbiamo coinvolto anche le famiglie in questo, perché noi ciclisti siamo abituati ad uscire e lasciare a casa le famiglie, però abbiamo cercato di coinvolgerle, perché non facciamo solo attività sportiva, ma non so, nelle trasferte quando partecipiamo a Gran Fondo che sono lontane eccetera, contiamo di coinvolgere le famiglie affinché possa esserci insomma sempre tutti uniti, si possa stare. Ma si tratta di una cifra importante per un piccolo centro come San Pietro al Tanagro. Sì. Il progetto coinvolge soltanto cittadini di San Pietro oppure diciamo, è esteso anche a tutti quelli del Vallo di Diano? Coinvolge cittadini di San Pietro, ma soprattutto del Vallo di Diano e anche fuori del Vallo di Diano. Vengono da tutte le zone, siamo 46 ciclisti ed insomma, è una cosa bella, perché hanno fatto capo a noi gente che viene anche da Salvitelle, che sono parecchi chilometri da qui. Sindaco 40, vogliamo un suo personale augurio a questa neonata associazione. Facciamo in bocca al lupo alla neonata Ciclo Team Tanagro, è un'associazione sportiva costituita per la più gran parte da ragazzi di San Pietro al Tanagro, oltre che di San Rufo e quindi di Sant'Arsenio, insomma diversi paesi del Val. Abbiamo avuto l'onore di effettuare la presentazione qui oggi in questa sala e auguriamo a loro ovviamente grandi successi, ma soprattutto di fare squadra e di percorrere questo cammino in maniera diciamo tale da procurare divertimento sano e anche uno spirito di collaborazione tra gli stessi. È già nata una partnership fra Ciclo Team Tanagro e il Comune di Sassano in vista del Giro d'Italia? Sicuramente gli eventi coincidono, la nascita dell'associazione coincide pure con l'evento di partenza del Giro d'Italia da Sassano, questo ovviamente asse ci gratifica e ci fa ben sperare anche per il futuro.